Andiamo da Giovanni Scaramuzzino per Macedonia Olanda. Grazie, noi andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Siani. Inni nazionali anche qui, gioca formalmente per l'UEFA in casa la Macedonia del Nord. La partita si disputa ad Amsterdam, piovosa anche Amsterdam chiaramente. L'inno macedone, Denes nad Macedonie, le ultime note, e ultima la partita anche di Goran Pandev, che al termine di questo europeo, cioè stasera, lascerà la nazionale del suo paese. Macedonia Olanda. Grazie, undicesimo minuto, 0-0 con la Macedonia, che era andata anche in rete con Triskoski, valutato poi in posizione di partenza di fuorigioco, e quindi l'annullamento di quello che sarebbe potuto essere il gol del vantaggio della formazione balcanica. Poi l'Olanda ha avuto sul piede di Depay l'opportunità di portare invece in vantaggio la squadra arancione, oggi in completo nero. Di arancione ci sono gli inserti e la numerazione, completo bianco con numerazione e inserti rossi invece per la squadra allenata da Igor Angelovski. Posizione millimetrica di fuorigioco sul lancio di Pandev, che di destro ha intravisto la posizione di Triskoski lungo l'out di competenza, quello a destra appunto lo ha servito brillantemente, questione di pochi centimetri però per un VAR che ha funzionato a distanza. Adesso funziona la spinta offensiva degli olandesi con il tentativo di conclusione in porta dei Pai, che non riesce a spingere il pallone in rete, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce addirittura in fallo laterale, e un'Olanda che trova spazi con facilità. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino. Grazie Massimiliano Graziani, 22esimo minuto, se n'è andato il primo quarto di gara 0-0, ma palo clamoroso della Macedonia con Trajkovski, conclusione dal limite, diciamolo pure, non convince moltissimo questo schieramento a tre della squadra orange, oggi in completo nero. Fatto sta che Trajkovski ha avuto l'opportunità dal limite dell'area di rigore di scagliare un fendente indirizzato all'angolo basso alla sinistra del portiere Stekelenburg, ex romanista, cartellino dell'Ajax in questa stagione, 38 anni, bello il suo volo a cercare di neutralizzare il pallone, non ci è arrivato con la mano aperta a sinistra, è stato salvato dal palo che ha respinto il tiro, molto bello di Trajkovski. Il tocco a sinistra per Alaba. Scusa Massimiliano, il vantaggio dell'Olanda, minuti di gioco 24, Depay, Macedonia del Nord 0, Olanda 1, ripetiamo, Depay, linea nuovamente Ucraina-Austria. Allora Giovanni, arriviamo subito da te, torniamo da Giovanni Scaramuzzino. Grazie, il gol di sinistro di Depay al termine di un'azione di vero e proprio contropiede, con proteste reiterate da parte della Macedonia del Nord per un fallo a loro giudizio commesso nei confronti di Pandev, per cui teniamo la linea qualche secondo perché il tutto è sottoposto al check relativo proprio al possibile fallo in apertura di azione in contropiede nei confronti di Pandev. Tra l'altro Elmas, giocatore il cui cartellino è del Napoli, si intrattiene a protestare proprio con l'arbitro, indicando appunto che si erano fermati i giocatori macedoni, essendo quasi sicuri del fatto che ci fosse un calcio di punizione dal limite in quel caso, perché sta per finire intanto il controllo con l'arbitro, che adesso comunicherà la propria decisione. Depay aveva spinto in rete, viene confermato il gol olandese con Depay, che di sinistro si era trovato a tu per tu col portiere, grosso rasoterra da destra, e facile il tocco di Depay a battere l'incolpevole Dimitrescu. Macedonia del Nord 0, Olanda 1, dopo convalida via VAR da parte dello schieramento guidato dall'arbitro Di Bello. C'è un pressing comunque esasperato e positivo della squadra macedone, con opportunità di conclusione in porta, il tiro alto di pochissimo che è stato scagliato da Trajkovski, che dopo la bella intuizione, tacco di Pandev, aveva colpito la base del palo, adesso si è liberato da solo e da circa 20 metri ha fatto partire un destro che è finito non di molto sopra l'incrocio dei pali. Ci prova la formazione di Frank De Boer, che quando è in possesso di palla rischia davvero di far male all'avversario. Un bellissimo assist e tentativo di conclusione con paratissima da parte del portiere della formazione balcanica, che con i piedi è riuscito a opporsi a tiro che sembrava a botta sicura di Dumfries.
Trias, questo nel periodo che non era collegato. Poi il tentativo ancora dell'Olanda che ci prova con un tiro di destro scagliato in maniera forse troppo precipitosa da parte di Malen, che in effetti chiede scusa ai compagni. Dopo quindi la paratissima ad opera di Dimitrescu sul tiro che sembrava a botta sicura di Dumfries, ancora pallone per l'Olanda con tiro dal limite di Malen, finito però alto. Torniamo a Macedonia-Olanda, Scaramuzzi. Con un salvataggio sulla linea da parte di Musliu, che si è sostituito al portiere, poi il disimpegno perfezionato in qualche modo da Triskoski, che si era piazzato sul secondo palo, in pratica in sospensione è riuscito a mettere il pallone oltre la traversa e quindi in calcio d'angolo. Baumgartner che ora sta osservando. Ti chiedo scusa a Massimiliano per il raddoppio dell'Olanda firmato dal capitano Wijnaldum, porta a destra rispetto alla visuale principale. Macedonia del Nord 0 Olanda 2, minuti nel corso della ripresa 6. Wijnaldum, facile il suo tocco a superare Dimitrescu, linea nuovamente Ucraina-Austria. E dilaga quindi l'Olanda, che se ne va in fuga sempre più distaccata, in testa sempre più prima in testa alla classifica. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino. Grazie Massimiliano. Settimo minuto che tramonta in questo momento, Macedonia 0 Olanda 2, ha raddoppiato poco fa Wijnaldum, il capitano della formazione orange, maglia nera con inserti appunto arancioni, come pure arancione è la numerazione. Squadra allenata da Frank De Boer, assist facile di Depay da sinistra con tocco di piatto sotto misura sempre di sinistro di Wijnaldum, ha creato addirittura superiorità nell'area di rigore avversaria. Non è da tutti, la formazione di Frank De Boer gioca e lo fa bene. Adesso si diceva siamo ritornati alla difesa a 4, questo schema 4-3-3 che è un po' connaturato al, non solo alla nazionale olandese ma soprattutto alla squadra che ha fornito nel corso degli anni più giocatori, ci riferiamo all'Ajax. Calcio di punizione, il periodo in cui non eravamo in diretta qualche secondo fa, con Stekelenburg che è riuscito a neutralizzare una conclusione insidiosa di Bardi, punizione battuta da destra secondo la visuale d'attacco della squadra balcanica, un mancino Alioski sul punto di battuta, invece improvvisamente a sorpresa il tiro arcuato di destro di Bardi con un bel tuffo di Stekelenburg che è riuscito a allontanare la minaccia, la prima vera parata dell'ex portiere della Roma, 38 anni, titolare in nazionale. Ti chiedo scusa Massimiliano per il gol del 3-0, una bella azione corale con Wijnaldum sempre protagonista. Da poco, 13° minuto, Macedonia 0 Olanda 3, nuovamente Ucraina-Austria. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino che ci racconterà il terzo gol dell'Olanda. Grazie Massimiliano. Macedonia 0 Olanda 3, superiorità che si concretizza proprio con l'opportunità di mandare sempre l'uomo solo al tiro o quasi davanti al portiere, portiere che si è superato sulla prima conclusione, palla a terra, triangolazioni veloci, sovrapposizioni. Depay sembrava aver battuto il portiere avversario Dimitrescu, che però con un gran tuffo è riuscito solo a respingere però il pallone sui piedi di Wijnaldum, che ha messo facilmente alle sue spalle per Wijnaldum. Si tratta del terzo gol realizzato in altrettante partite, autore di una doppietta quest'oggi. Macedonia 0 Olanda 3, la formazione orange in completo nero stasera è riuscita a sbagliare l'incredibile proprio con Wijnaldum, ancora un'azione di contropiede e ha sprecato la più facile delle occasioni calciando alto. E qui i minuti di gioco sono 22 secondi, uscirà dal campo, lo fa in questo momento Goran Pandev ed è una vera e propria passerella da parte dei suoi compagni che si schierano all'altezza della linea centrale del campo e come atto di onore li abbraccia tutti in una sorta di percorso appunto che è stato designato da tutti i componenti della panchina oltre che i giocatori titolari. Tutto lo stadio di Amsterdam è in piedi per omaggiare Pandev che oggi lascia la nazionale del suo paese. Non si gioca naturalmente, Macedonia 0 Olanda 3, poco fa però una clamorosa traversa che è stata colta dal giocatore appena entrato in campo al posto di Depay, l'olandese Weghorst, linea ad Ucraina Austria Graziani. E non si gioca Giovanni, ma è bellissimo il momento che ci hai raccontato, l'ultima partita con la maglia rossa dei Leoni Macedoni di Goran Pandev, è stato lui a segnare il primo gol della Macedonia in un europeo, all'esordio proprio in questa manifestazione di Euro 2020 o 2021 se preferite, con proprio nella gara
contro l'Austria, gara poi vinta per 3-1 dall'Austria, ma il pareggio momentaneo era stato segnato proprio da Goran Pandev. Lacrime comprensibili per Goran Pandev, omaggiato dai suoi compagni, ma possiamo dire dall'intero stadio di Amsterdam. Gli anglosassoni usano l'espressione appunto di standing ovation, ma è stata qualcosa di più. Noi preferiamo usare la vera e propria passerella, l'omaggio. Intanto contropiede della Macedonia con tentativo di conclusione, pallone in rete, Ciurlinov in contropiede, ha visto la posizione del portiere, forse era scattato in offside e quindi è stato annullato il gol. Aveva esultato in un primo tempo Ciurlinov, aveva chiamato all'uscita il portiere avversario, ma direi che la posizione del numero 25, da poco entrato al posto di Triskowski, era alle spalle dell'ultimo difensore olandese, De Ligt, nella circostanza. Ma ripetiamo, se non sono campanelli d'allarme, è una facile vittoria al momento dell'Olanda contro la Macedonia. Sicuramente la squadra balcanica riesce con relativa facilità, forse troppa, a incunearsi nelle maglie avversarie. Giovanni Scaramuzzino. Grazie Massimiliano. 37esimo minuto, conduce l'Olanda per 3-0 e si spinge in avanti la formazione di Frankie de Boer. Tentativo di pallone per la profondità garantita da Promeshev con Vegors, la nuova punta, la nuova coppia offensiva. La Macedonia è andata vicino al gol, un calcio d'angolo battuto bene da Alioski sul secondo palo, libero si è trovato il giocatore Elmas del Napoli, che è riuscito a deviare verso la porta avversaria ma non ha trovato lo specchio della stessa. Macedonia 0, Olanda 3. Torniamo alla gara di Amsterdam fra Macedonia e Olanda con Giovanni Scaramuzzini. Qui invece gara chiusa, quasi una sorta di tiro al bersaglio olandese, adesso con De Ligt che si è improvvisato attaccante, una conclusione non in acrobazia, cioè su azione di calcio d'angolo magari, ma proprio palla al piede, si è riproposto nella metà campo avversaria, ha fatto partire a circa 20 metri un tiro di destro che è stato deviato in angolo da Dimitrieschi. Credo che sia finita nel frattempo anche fra Macedonia e Olanda. Andiamo da Giovanni Scaramuzzino. Infatti non ti avevo interrotto, tenuto conto anche dell'entità del punteggio, il finale ad Amsterdam è Macedonia 0, Olanda 3, le reti di Depay al 24esimo del primo tempo, nella ripresa doppietta di Wijnaldum, capitano della formazione Orange, oggi schierata però in completo nero dal tecnico Frank de Boer, che ha anche sperimentato dei cambi che potranno essere utili nel proseguo del torneo. Olanda a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 partite, e un'Olanda che quando ha il possesso della palla può far male veramente agli avversari, ma subisce un po' troppo le verticalizzazioni, anche se non soprattutto per vie centrali. Sostituito alla fine del primo tempo De Vrij, l'Olanda è ritornata alla difesa a 4. Ultima partita in nazionale, 122 presenze per Goran Pandev, che al momento della sostituzione è stato omaggiato da una vera e propria passerella che gli è stata preparata dai suoi compagni, che lo hanno lasciato sfilare, lasciato mentre appunto abbandonava il terreno di gioco, in mezzo a loro componenti sia della panchina sia giocatori in campo in quel momento. Olanda batte in Macedonia 3-0 e a questo punto la linea va allo studio.